salute è un diritto che passa anche dalla possibilità di accedere a informazioni e servizi amministrativi. A Prato nascono le botteghe della salute, volute dai comuni dell'area pratese, ANCI, Società della Salute e Sindacato Pensionati, SPI-CGL, per facilitare l'ingresso nei servizi sociosanitari. Botteghe della salute sono la concretizzazione del principio di sussidiarietà che l'amministrazione vuole mettere in campo, cioè una forte connessione fra le istituzioni e le organizzazioni che lavorano sul territorio. Dopo le esperienze di Baccheretto e Vernio, sono 8 le nuove botteghe della salute dislocate in tutta la provincia nelle sedi del Sindacato Pensionati della CGL. Per noi è molto importante perché diamo la possibilità a tutta la popolazione, a partire dagli anziani, di usufruire di un servizio che altrimenti sarebbero esclusi. Sono tanti i servizi offerti senza prenotazione o appuntamento dalle botteghe della salute già operative. Tutte hanno in comune il web, la possibilità di entrare assistiti da operatori qualificati nei portali digitali per ottenere prestazioni sociosanitarie o altri servizi informatici della pubblica amministrazione. È un servizio che cerca di avvicinare l'utenza consentendo ai cittadini di svolgere quelle pratiche amministrative che necessitano l'utilizzo delle nuove tecnologie e che vedono soprattutto le persone più anziane in difficoltà nel disbrigo di queste pratiche. Un servizio di prossimità, più a diretto contatto con i cittadini e con quella parte della popolazione, gli anziani, che rischiano di non usufruire pienamente del diritto alla salute. È un aiuto a pratiche amministrative di una certa complessità. Un'ulteriore espansione del welfare locale, per il quale il Comune di Prato stanzia nel proprio bilancio ogni anno cifre importanti per assicurare benessere sociale e collettivo. Le botteghe della salute rendono tutto più semplice e facilitano il nostro diritto a stare bene.